Ma le novità sono sempre la grande attenzione che c'è a questa fiera di tutti gli operatori del settore agroalimentare e il settore macchine. Molto importante le novità invece sono le rassegne nazionali sul settore della zootecnia, la rassegna nazionale della Limousine Charolais Romagnola. Questo significa che ormai l'Associazione Italiana Allevatori vede Agriumbria come un grande punto di riferimento per il sistema agricolo e allevatoriale dell'Italia. Questo a noi chiaramente ci dà grande soddisfazione e voglio anche di insistere per il futuro. Dopo, ulteriori novità sono che aumentano anche le iniziative varie come convegni, seminari, eccetera, su dei temi molto, molto importanti. Non abbiamo più spazi neanche per i convegni e per questi tipi di iniziative, che è il segno ancora della grande attenzione che abbiamo per la più grande manifestazione agricola dell'Italia centrale e, lo dico sempre, seconda solo a Verona. Sabato domenica noi celebriamo questa 51esima edizione. Beh, il nostro pubblico, che spero sia numeroso come tutti gli anni, avrà quest'anno un ventaglio di possibilità forse ancora più ampie. Nelle nostre intenzioni c'era quella di riuscire a ampliare lo spettro degli espositori, quindi un 10-15% di espositori in più è il dato un pochino più significativo di quest'anno, laddove il nostro limite è quello di aver raggiunto il limite strutturale della capacità espositiva. Quindi cerchiamo tutti gli anni di alzare l'asticella sia in termini di quantità ma soprattutto di qualità a livello espositivo. Quindi sia il comparto zootecnico, quello principale, che tutti gli altri settori presenteranno ai nostri visitatori qualche novità anche quest'anno.